Una buonasera a tutti. Questo sarà il primo di una serie di podcast che serviranno a rispondere ad alcune delle domande in assoluto più diffuse per quanto riguarda il mondo dei testimoni di Geova. Ovviamente si tratterà di video podcast riservati, o meglio, indirizzati a persone che non hanno mai studiato con i testimoni di Geova, ma per qualsiasi motivo sono venute in contatto con loro e hanno bisogno di avere tutta una serie di risposte che la torre di guardia, attraverso i suoi associati, dà in un certo modo, ma che scopriremo andando ad utilizzare lo stesso materiale della torre di guardia attraverso il loro sito internet ufficiale, non è proprio come viene detto dalla torre di guardia stessa. In che senso? Nel senso che andremo a vedere all'interno del sito quelle che sono le domande su chi siamo, cioè chi sono i testimoni di Geova, e sono le domande frequenti. Questa è una sezione del sito che è riservata ad un pubblico esterno, ovviamente, non è riservata ad un pubblico interno, quindi non è riservata a quelli che sono già testimoni di Geova e quindi gli associati di questa organizzazione. All'interno di questa sezione che si intitola appunto Chi siamo e che potrete trovare tranquillamente sul sito, ci sono proprio tutta una serie di domande che hanno l'obiettivo da parte della torre di guardia di rispondere a quelle che sono, a quelli che sono i quesiti sulla loro organizzazione. In molti casi la risposta a questi quesiti noterete che è leggermente, come potremmo definirla? Leggermente ambigua, questo forse è il termine più adatto, ma anche divergente dalla realtà. Fatta questa premessa doverosa per capire a cosa servono questi video, andiamo a vedere quella che è una delle domande senza dubbio più gettonate dal pubblico. Vale a dire, è vero che i testimoni di Geova evitano ogni contatto con chi non fa più parte della loro religione? Vediamo come rispondono nella sezione appunto dedicata al pubblico esterno. Chi si battezza come testimone di Geova, ma poi smette di svolgere l'attività di predicazione e magari non si associa più con i propri compagni di fede, non viene evitato. Anzi, ci si sforza di mantenere i contatti e di ravvivare il suo interesse per le cose spirituali. Ecco, in questo piccolo trafiletto si sta parlando delle persone inattive, non si sta parlando delle persone che hanno lasciato ufficialmente e definitivamente la religione. Ed è vero, non vengono evitate a tutti i costi, anche se in molte situazioni i rapporti cambiano moltissimo con gli inattivi. Ma andiamo avanti. Neppure chi si rende responsabile di un grave errore viene disassociato o allontanato automaticamente. Tuttavia, se un testimone battezzato ha una condotta in contrasto con le norme morali della Bibbia e non si pente, viene disassociato. A questo riguardo la Bibbia si esprime in modo chiaro. Rimuovete l'uomo malvagio di fra voi. Ci stiamo avvicinando a quella che è la risposta data dalla torre di guardia. Che dire se un uomo viene disassociato ma la moglie e i figli continuano a essere testimoni di Geova? Dal punto di vista religioso le cose cambiano, ma i legami di sangue restano inalterati. Il vincolo coniugale e i normali rapporti familiari e affettivi proseguono. Ecco, qui c'è un esempio, anche questo molto particolare, che la torre di guardia usa per dire e non dire, perché in realtà questo esempio fornisce al pubblico esterno che non conosce bene l'operato della torre di guardia una risposta di tipo ambiguo. Viene utilizzato l'esempio della moglie e dei figli di un disassociato. Ora, tranne casi particolari e casi limite, se un uomo viene disassociato, difficilmente la moglie arriverà a chiedere la separazione o addirittura il divorzio, a maggior ragione se all'interno della coppia ci sono anche dei figli, come in questo esempio. Quindi, stanti a questo esempio, il vincolo coniugale e i normali rapporti familiari e affettivi proseguono. Ed è vero.
Ma noi andremo a vedere tra poco quelle che sono le indicazioni della torre di guardia poste all'interno di una pubblicazione che invece è una pubblicazione per coloro che sono già testimoni di Geova o che lo stanno per diventare e che quindi sono a ridosso del battesimo. E ci renderemo conto che le cose non stanno proprio così. L'ultima parte di questa risposta riguarda il discorso del frequentare le loro funzioni religiose. Leggiamo anche questa così abbiamo il quadro completo della risposta. Chi è disassociato può frequentare le nostre funzioni religiose. Se lo desidera, può anche ricevere assistenza spirituale da persone qualificate, gli anziani della congregazione. L'obiettivo è aiutare la persona a soddisfare nuovamente i requisiti necessari per essere un testimone di Geova. Se chi è disassociato vuole tornare a far parte della congregazione, è sempre ben accetto, purché abbandoni la sua condotta inappropriata e mostri il sincero desiderio di seguire le norme bibliche. Vedete, anche qui la risposta è ambigua, perché la domanda diceva: è vero che i testimoni di Geova evitano ogni contatto con chi non fa più parte della loro religione? Qui la risposta è ambigua per un motivo molto semplice. Se una persona che è disassociata e non vuole tornare all'interno dell'organizzazione, quindi non frequenta le funzioni religiose dei testimoni, le cosiddette adunanze, e quindi non ha modo di incontrare queste persone durante la sua vita quotidiana, cosa accade? Queste persone vanno a cercare la persona disassociata? I suoi ex fratelli faranno qualcosa per avere dei rapporti con questa persona? Qui, in modo ugualmente ambiguo, la torre di guardia ci dice che se qualcuno vuole tornare all'interno dell'organizzazione è ben accetto purché abbandoni la sua condotta inappropriata. Ma non ci dice cosa accade nel caso in cui quella persona non è intenzionata a tornare. Ora, questa è la risposta per il pubblico, quindi per chi non è testimone di Geova e conosce poco o niente l'organizzazione dei testimoni di Geova. Ma noi ora andremo all'interno di una loro pubblicazione che, ribadisco, è utilizzata ai fini del battesimo ed è utilizzata appunto dagli interni, quindi da chi è già testimone di Geova, e ci renderemo conto che in realtà la risposta è ben più ampia e ben più chiara di come invece è stata messa su questa pagina rivolta agli esterni. Dunque, la pubblicazione in questione si intitola Mantenetevi nell'amore di Dio e in particolare quello che andremo a leggere si trova nell'appendice a pagina 207. Ecco, vi dico anche la pagina così avrete modo di consultarlo personalmente. Lo trovate nella biblioteca online, ovviamente. Qui il titolo è molto semplice. Come comportarsi con chi è disassociato? Quindi qui vengono date le istruzioni di come ci si dovrà comportare con un disassociato una volta che si è testimoni di Geova. In particolare, andiamo a leggere questa parte. E se il disassociato è un parente? In tal caso, gli stretti vincoli familiari possono davvero costituire una prova di lealtà. Come dovremmo comportarci con un parente disassociato? Non è possibile prendere in considerazione ogni circostanza, ma vediamo due situazioni tipo. Ecco, vi voglio ricordare che precedentemente, nella risposta al pubblico, la situazione tipo illustrata è stata solo una. Qui ne entra in gioco un'altra. Vediamo cosa dicono. In certi casi il disassociato fa parte dell'immediata cerchia familiare e vive nella stessa casa. Poiché la disassociazione non pone fine ai vincoli familiari, le attività e i rapporti quotidiani tra i membri della famiglia possono continuare. Vedete che conferma ciò che è stato scritto anche nella parte per il pubblico. Ma poi, andando avanti, troviamo invece il caso che ci interessa, ed è lì che abbiamo trovato l'ambiguità. E ci dice, in altri casi il parente disassociato non fa parte dell'immediata cerchia familiare o vive fuori casa.
Può essere l'esempio di un figlio adulto, magari che ha la sua famiglia e che viene disassociato. Come ci si comporta in questi casi? Vale la stessa cosa che per il marito, la moglie e i figli di cui si parlava per il pubblico? Vediamo. Anche se in qualche rara occasione dovesse rendersi necessario avere dei contatti per sbrigare questioni familiari, tali contatti dovrebbero essere mantenuti al minimo. I familiari leali non cercano scuse per avere a che fare con un parente disassociato che non vive sotto lo stesso tetto. La lealtà a Geova e alla sua organizzazione li spinge piuttosto ad attenersi alle istruzioni scritturali sulla disassociazione. Con la loro condotta leale dimostrano di avere a cuore i migliori interessi del trasgressore e possono aiutarlo a trarre beneficio dalla disciplina ricevuta. Ora vedete, la conclusione di questo podcast è semplice. Nella parte rivolta al pubblico esterno che abbiamo letto prima, la torre di guardia non dice una bugia, dice semplicemente una mezza verità. Se vogliamo tutta la verità, dobbiamo andare a cercarla nelle pubblicazioni che sono invece appannaggio di coloro che sono già testimoni di Geova. Notare l'arte con cui determinati esempi vengono utilizzati per porsi in una condizione il più possibile meno conflittuale. L'esempio fatto è quello della moglie e del marito. Non viene fatto un esempio di un figlio disassociato, non viene fatto un esempio di un genitore disassociato che ha dei figli adulti che vivono già per conto proprio. Viene fatto l'esempio di una coabitazione necessaria, cioè quella tra moglie e marito. È un esempio, come potrete capire, che lascia il tempo che trova. E quindi vi potete rendere conto di come fare a capire la reale, come potremmo definirla? Il reale operato, ecco, il reale operato della torre di guardia. Come fare? Semplice. Confrontare quelle che sono le risposte date al pubblico e le informazioni date al pubblico con quelle che sono le informazioni e le risposte che invece vengono date a coloro che sono già testimoni di Geova. Vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata.